vorrei invitare tutti gli amici che hanno impreziosito questa due giorni davvero particolare. Vorrei avere qui anche Angelo Serra e Claudio Alvisi dell'Auxilium, che tra poco faranno scendere in pista le loro ragazze. Chiamo qui Vittorio Tonello, presidente del CONI Liguria, Giulio Torti, assessore allo sport della provincia di Genova, ma soprattutto con l'aiuto poi di Marco Callai cerchiamo di far venire qui al nostro fianco anche tutti i campioni, i testimonial di questa edizione 2011 di Stelle nello Sport. Devo dire che abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi atleti di livello davvero straordinario. Iniziamo da una medaglia d'oro, Olimpiadi di Atene 2004, un atleta assolutamente unico, Igor Cassina. Eccolo qua. Tra poco sarà impegnato invece nel derby del remo, prima all'asciutto sui remo ergometri, poi in acqua sui gozzi. Lui è un pluricampione del mondo di canottaggio, Stefano Basalini. Ha visto la vasca qui fuori, che è stata allestita dagli amici dell'WISP, non so se si è tuffato, spero sia già uscito. Lui di solito è abituato a stare sott'acqua un bel po' di tempo, campione mondiale di apnea, Gianluca Genoni. Praticamente si è tenuto in allenamento marciando per tutto il Porto Antico, anche se lui normalmente ne fa almeno 20 di chilometri di marcia. Quella di Atene l'ha fatta tutta d'oro, Ivano Brugnetti. Bella entrata, perfetto. Lui invece è abituato a correre per il mondo e ci ha fatto vedere in televisione immagini e luoghi che veramente abbiamo visto soltanto grazie a lui, percorrendo per il mondo, Roberto Giordano. Eccolo qua. Lei invece ho sempre una certa deferenza nel presentarla, perché ricordo sempre che se insomma non lo faccio nel modo adeguato può sempre mettermi al tappeto. Due medaglie olimpiche per Emanuela Pirantozzi. Vorrei che mi raggiungesse qui al centro anche Igor Lanzoni, in rappresentanza di Regione Liguria, ma anche del Comune di Genova, degli amici Gabriele Cascino e Stefano Anzalone, che sono stati con noi fino a pochi minuti fa nella lotteria dei rigori per la Gigi Ghirotti, anche perché mi piace ricordare che noi in queste tre giornate ci stiamo divertendo, stiamo giocando, stiamo facendo provare lo sport a tanti ragazzi, e questo forse poi è la cosa più bella, il risultato più bello, ma lo stiamo facendo anche per un fine importante per noi, davvero speciale, quello di raccogliere fondi a favore della Gigi Ghirotti. So che c'è anche il professor Enrique da qualche parte, è stato con noi a calciare i rigori, sta girando per tutta l'area del Porto Antico. È stata davvero una bella giornata sin qui e sarà ancora molto lunga, perché vi ricordo che in tutte le aree del Porto Antico ci saranno i nostri amici a giocare, ci sarà ancora una sfida nell'area dell'atletica, qui dietro in calata Falcone Borsellino con Ivano Brugnetti e Roberto Giordano, ci sarà un'esibizione di bike trial di Diego Donadonibus. E poi a partire dalle ore 20 gli amici di Pino Tesini qui per il 7° anno consecutivo, 14° anno consecutivo, quanto siete vecchi caro Pino, porteranno in scena il galà delle arti orientali, mentre sul palco fuori nel piazzale del Mandracio giocheremo con una marea di discipline sportive. C'è anche il presidente della federazione ginnastica del comitato Ligure, Pino Raiola, che ovviamente ringrazio come tutti i dirigenti. Vorrei che mi raggiungessero, oh, c'è anche il presidente del consiglio comunale di Genova, Giorgio Guerello, che ringrazio anche perché vieni qua che sennò fa Doin Larsen, che non è l'ex alla destra della Danimarca, è un grande amico dello sport, e quindi grazie anche a Giorgio che è qui con noi. Io vorrei che mi raggiungesse Angelo Serra o Claudio Alvisi dell'Auxilium per coordinare quello che potrebbe essere il via delle operazioni. Intanto vedo Massimiliano, ti è arrivata una scaletta? No, ma ti fidi di me? Ti fidi assolutamente di me, quindi partiremo insieme. Eccola la scaletta che arriva anche a Massimiliano, cosa vuoi di più? Ti manca soltanto la musica. Su una pista che è praticamente il doppio, forse il triplo,
quindi oggi farà davvero qualcosa di particolare, perché dovrà fare le stesse cose straordinarie che fa di solito in spazi molto più ristretti. Direte voi, è più facile? No, più difficile, però non importa, ha deciso di farlo per noi e noi la ringraziamo di cuore. Però come vedete ci sono tre teli, bianco al centro, verde, rosso. Verde, bianco, rosso dovrebbe dirvi qualcosa, è la nostra bandiera. E a me piace ricordare, lo abbiamo fatto ieri sera nel Galà delle Stelle, che nell'anno in cui si sono celebrati i 150 anni dell'Unità d'Italia, l'inno nazionale e il tricolore sono due cose che siete abituati, io ne sono straconvinto, a vedere e a sentire quando c'è un campione che sale sul gradino più alto del podio. Sono i nostri sportivi e quindi abbiamo una rappresentanza davvero straordinaria, che ci regalano emozioni, fanno salire il tricolore e fanno suonare il nostro inno nazionale. Inno nazionale che aprirà questa nostra giornata speciale con le stelle che incontrano i giovani al Porto Antico sotto la Piazza delle Feste, con un inno nazionale, dicevo, danzato in un modo che sono sicuro è assolutamente unico. Io vorrei che Giulio Torti, assessore allo sport della provincia di Genova, dicesse una cosa, una, perché insomma se siamo qui fondamentalmente è colpa sua. Da 3 anni ci ha spinto a tutto questo, noi ne siamo veramente felici. Giulio, è una grande festa per tutti. Sì, è una grande festa di sport per tutti. Abbiamo programmato che ci fossero 30 discipline, abbiamo mantenuto le promesse. Ieri sera alle Stelle dello Sport è stato veramente un incontro dove ci ha emozionati tutti, sia l'incontro con Rivera, sia l'incontro con Mimmo Criscito, che abbiamo premiato perché è stato il vincitore del referendum fatto dal SETI con lo 19 e da Radio 19. Però sono stati tanti campioni che amano lo sport, soprattutto lo sport etico come vogliamo noi, uno sport che rispetta le regole, uno sport pulito, e queste siano discipline che veramente fanno onore allo sport. Credo che andremo ancora avanti per tutta la giornata, per tutta la serata, che stasera ci saranno le arti marziali, ci saranno tante altre discipline. Aspettiamo anche la corsa del campione del mondo Brugnetti con i giovani. Abbiamo assistito a delle importanti e bellissime iniziative, come quella della lotteria dei rigori, dove molti ex calciatori hanno voluto tirare il calcio di rigore. Io purtroppo l'ho sbagliato, questa volta me l'ha parato, è la prima volta, non succederà più, mi allenerò per tempo. Grazie a Giulio Torti, davvero un grande amico dello sport. Ragazzi, siamo pronti? Pronti a partire? Sarà uno spettacolo davvero unico. Partiamo con quella musica, con quei colori che così tante volte ci hanno fatto emozionare, che fossero olimpiadi, fossero mondiali o fossero semplici, si fa per dire, campionati tricolori. L'incontro delle stelle dei giovani al Porto Antico nella Festa dello Sport 2011 parte così. Thank you.
davvero straordinari. Sono gli amici della danza sui teli della PGS Auxilium, grazie a Claudio Alvisi, Angelo Serra, a tutti gli amici dell'Auxilium che ci hanno voluto portare questa chicca straordinaria. Chi è che mi dice i nomi di questi interpreti straordinari? Claudio, Angelo. Li sai, c'è la Marta e purtroppo non abbiamo, non mi ricordo mai come si chiama, Andrea. T'ho preso in castagna. Sì, mai preso in castagna, in effetti mai preso in castagna. Sono talmente bravi che mi hanno emozionato, non riesco a dire neanche i nomi. Pensate che si allenano nella palestra di Via Cagliari, il Pala Auxilium, è una cosa assolutamente unica, straordinaria, davvero un'apertura migliore non potevano regalarcela, perché danzare è bello, ma farlo in volo è assolutamente emozionante. Gianluca Genoni, è un po' come andare in apnea. Sì, è un po' come andare in apnea, sono stati veramente molto bravi loro, è emozionante il tricolore con l'inno italiano, con questa danza, proprio bello, come tutta la manifestazione, complimenti Michele. Allora io, per non fare delle chiacchiere inutili ragazzi, vi faccio preparare, vi chiederò soltanto, nel ringraziarvi per essere stati qui con noi, che cos'è per voi lo sport, visto che abbiamo qui tanti ragazzi, tanti giovani, dare loro un messaggio. Che cos'è per voi lo sport? Pensateci, che cos'è lo sport per Paola Fraschini, per esempio? Il pattinaggio, direi che per lei è tutto. Innanzitutto deve essere una passione. Lo sport secondo me è una grossa fortuna. È una grossa fortuna che abbiamo per poter dire tutto di noi. Secondo me è questo, e quindi credo che i giovani debbano avere lo spazio per potersi esprimere. Allora, se lo sport ci dice tutto di noi, credo di poter dire, lo anticipo rispetto a quello che ci fa vedere, che Paola è affascinante, appassionata, ma soprattutto è strepitosa. Signore e signori, due volte campionessa del mondo di pattinaggio artistico solo dance, Paola Fraschini! Thank you.
Paraschini! Strepitosa, strepitosa davvero. Si è vestita di verde, che è il colore dell'Oscar di Stelle nello Sport di quest'anno, solo che io a Paola non so più che cosa dare, l'abbiamo premiata in tutte le salse, in tutti i modi, è troppo brava, ci mette in difficoltà. E allora quest'anno, caro Giulio, abbiamo pensato, una così, che porta la Liguria nel mondo, si deve godere qualche cosa di assolutamente ligure. E allora una cesta di prodotti assolutamente liguri, di roba buona, che assolutamente la può far migliorare. In questi casi, per metterla in difficoltà, dovrei chiederle qualcosa, perché è qui che è senza fiato, quindi la faccio riposare. Giulio, davvero un'eccellenza del nostro sport nel mondo. Veramente, veramente. Poi, tra l'altro, lei è molto brava e ha saputo anche rispondere a tutte le aspettative a cui ha partecipato, in modo egregio e in modo anche da vera campione. Un grazie di cuore a Paola Fraschini, anche perché, lo posso dire? Lo posso dire, dove eri? E dove vai? Paola Fraschini era a un matrimonio, deve aver detto allo sposo o alla sposa: guarda, vado un attimo in bagno, non la stanno trovando da 2 ore, ora torni? Torni, ora torna. Grazie di cuore Paola, grazie per essere stata con noi. Paola Fraschini, ovviamente ci aspettiamo una vittoria mondiale anche, quando è? Quando è? Quando sarà? Vieni qua, dici tutto. Ha vinto nel 2009, ha vinto nel 2010, 2011? Nel 2011 a fine luglio avremo i campionati italiani e in base alla qualificazione dei campionati italiani saremo qualificati per le prossime gare e spero nel mondiale, ecco. No, spero nel mondiale, contiamo nell'ennesimo mondiale. Paola, grazie, in bocca al lupo di cuore. Un'altra realtà assolutamente super di questa stagione, vorrei che Giorgio Guerello venisse ad aiutarmi, visto che insomma lui a Stelle nello Sport è affezionato, so che fa anche la collezione del nostro Oscar, quest'anno l'abbiamo tricoloreggiato, come si suol dire, è l'anno dei festeggiamenti. Ebbene, noi abbiamo, parliamo di pallavolo, una società che a Genova ha raggiunto la Serie A2, il massimo della Liguria nella pallavolo, e da matricola, pensate bene, si è sbagliata, non ha fatto un campionato da salvezza, è arrivata quinta in classifica, si è andata a giocare i playoff promozione, ha fatto fuori avversari decisamente più titolati fino ad arrivare alla semifinale promozione. È stato davvero un anno magico per la Carige Pallavolo Genova e per gli amici che sono qui con noi. Venite ragazzi, Mario Mercorio, ma anche il vicepresidente Catanzaro, il direttore generale Truffa, insomma, eccoli qua, eccoli qua. È stata veramente una stagione eccezionale. So che qui con noi c'è anche Pecolari, il capitano. Secondo me si è fermato a giocare con i ragazzi nei campi di pallavolo perché è uno troppo appassionato. Mario, secondo me avete esagerato. Dimmi solo se sei d'accordo. No. Cioè, a te va bene così? Va bene, va bene, va bene. Senti, noi pensavamo alla salvezza, voi ci avete invece regalato un Palafigoi stracolmo, semifinali con 1000 spettatori, emozioni che tutta l'Italia ha potuto vedere in TV. È vero, verissimo, grande successo di pubblico ma grande successo per la pallavolo genovese, direi in questo caso. Grazie. E allora Giorgio Guerello premia gli amici della Carige Pallavolo Genova, direi Mario Mercorio in assoluto, uno degli artefici, uno dei ragazzi in campo di questa grande Carige Pallavolo Genova. Ieri sera al Galà delle Stelle abbiamo premiato Federico Donati, l'unico genovese della rosa della Carige. La prossima sfida potrebbe avere una società fatta ancor più di genovesi. Federico Donati è stato convocato per la nazionale Under 23, sia di oggi. Che bella notizia, ma allora è vero che Stelle nello Sport porta bene, l'abbiamo premiato solo ieri sera. Grazie ragazzi, grazie di cuore, in bocca al lupo per la prossima stagione, perché ripetere un anno così straordinario sarà davvero un'impresa pazzesca. Allora, da scaletta a questo punto, Emanuela Pirantozzi, per te lo sport è? Lo sport è una ricerca sincera per essere veri, per essere appunto nella vita, diciamo, appassionati. Uno ha un talento e cerca di esprimerlo, e quindi lo sport è essere. Suggerimento da una che ha vinto soltanto 2 medaglie alle Olimpiadi a questi giovani che fanno sport. Appunto,
sempre difendere soprattutto la propria passione per quello che si fa, quindi amare la propria disciplina. Grazie Emanuela. Noi quest'oggi abbiamo deciso di fare una grande festa dello sport di ogni abilità. Angelo, ci siamo? Siamo pronti con una danza assolutamente speciale. Claudio, mi aiuti tu? Abbiamo visto danzare Paola Fraschini. Sapete che possiamo vedere danzare anche altri atleti davvero speciali che vi emozioneranno? Claudio, chi abbiamo con noi? Bene, abbiamo con noi due coppie sul ballo in carrozzella. Queste due coppie, una di queste due coppie ha fatto terza ai campionati nazionali l'anno scorso e tutte e due parteciperanno ai prossimi campionati nazionali a Rimini, che si terranno a Rimini sabato e domenica prossimi. Quindi io vorrei presentarvi le due coppie, che sono costituite da Giuliana Giribaldi e Franco Parodi. E la seconda coppia, costituita da Chiara Alberti e Franco Solari. Danzano per noi gli amici della PGS Auxilium. Via con la musica. Mi viene soltanto da dire atleti speciali. Li vogliamo ancora. Thank you.
davvero straordinari. Io vorrei, venite qui ragazzi, vorrei anche i due istruttori di questa disciplina davvero eccezionale, che ci dimostra che la danza è davvero per tutti. Assolutamente, la danza è per tutti, dai bambini piccoli a quelli speciali, come hai detto te prima. Cosa vuoi dirci di questi atleti davvero speciali? Questi fanno parte di una serie di atleti a cui facciamo lezione durante la settimana, e quest'anno abbiamo per il secondo anno consecutivo la possibilità di portarli ai campionati italiani a Rimini. Quindi io vi prego di fare un applauso come portafortuna per i campionati. Ragazzi, a Rimini avrete un sacco di tifosi in più. Faremo davvero di cuore il tifo per voi e vi aspettiamo con l'ennesima medaglia straordinaria, anche se il regalo più bello ce l'avete fatto oggi voi. Grazie di cuore, grazie, grazie. Allora, Vittorio Tonello, raggiungimi un attimo, presidente del CONI Liguria. Ieri sera abbiamo celebrato tanti campioni dello sport. Per te lo sport è? Ma io ho tante definizioni di sport, ma mi piacerebbe indicarvi l'espressione, il viso, la gioia di Paola Fraschini. Vederla ballare, vederla pattinare in quel modo, vederla muoversi in quella maniera, ecco, quella è l'espressione più bella dello sport, che deve convincere i nostri giovani, tutti i nostri ragazzi, ad avvicinarsi alle discipline sportive. È la gioia di vivere, è vita stessa, non è vita senza sport. Grazie Vittorio. Allora ragazzi, io vorrei che scendeste qui vicino a me, soltanto per un minuto, tutti gli amici che sono stati qui con noi, Giulio Torti, ma anche il capo di gabinetto del presidente della provincia di Genova, che ringraziamo per essere con noi. Il presidente Alessandro Repetto, devo dire, è molto affezionato a questa manifestazione e la sostiene con grande impegno. Giorgio Guerrello, Igor Lanzoni, venite qui. Vorrei chiedere a voi di aiutarmi nel consegnare quelli che sono i nostri riconoscimenti, il nostro grazie. Igor, inizierei con te, vorrei che lo consegnassi a Emanuela Pierantozzi. Dove vai, Igor Cassina? Emanuela Pierantozzi! Emanuela, ma guarda un po' che ti passava davanti. Emanuela, ah, ecco, sì, Igor, è vero, Igor. Emanuela Pierantozzi, che è stata con noi ieri sera al Galà. Emanuela, che tra l'altro ricordi che sei stata una delle prime allo stadio Luigi Ferraris, era il 2001. Ricordo benissimo, sì sì. Ricordi benissimo, davvero una grande amica dello sport, una veramente un piacere averla con noi. So che è venuta a Genova in occasione degli europei di Taekwondo, che sono in corso di svolgimento e che fino a domani saranno al 105 Stadium. Chi è che dice che a Genova non c'è niente? Questo weekend c'è di tutto. Magari se spalmassimo un po' meglio le cose sarebbe meglio, abbiamo fatto tutto nello stesso weekend, ma questo è un altro discorso. Vorrei che Giulio Torti consegnasse invece il nostro Oscar, questa volta sì che tocca a lui, Igor Cassina. Grazie di cuore Igor, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene, un grandissimo della ginnastica. Adesso che ha appeso il paracalli al chiodo, farà quello per il quale secondo me farà ancora più bene allo sport e alla ginnastica. La promuoverà ai giovani, la promuoverà in giro per il mondo. Per te Igor, lo sport è? Lo sport è quello che stiamo vedendo oggi in questo bellissimo contesto, quindi gioia di cercare di raggiungere i propri obiettivi, i propri sogni, coltivarli con la passione, che credo sia l'arma vincente in qualsiasi sfaccettatura della vita, divertirsi soprattutto, e l'aspetto formativo, educativo prevale attraverso lo sport e i suoi bellissimi valori. Senti, quando senti l'inno tricolore, vedi il tricolore che sale e tu lo hai fatto salire parecchie volte, che cosa provi? Beh, ogni volta è una grandissima emozione, sono momenti unici che rimangono dentro di te per sempre, ma anche per chi guarda le imprese di tantissimi atleti, quindi sono momenti che più spesso dovremmo rivivere. Grazie di cuore a Igor Cassina. Vorrei che Giorgio Guerrello consegnasse il nostro Oscar a quello che tra poco sarà impegnato nel derby del Remo con i rosso-blu cerchiati, ovvero i migliori canottieri liguri. Non sarà come Oxford contro Cambridge, però insomma è già qualcosa. Stefano Basalini. Stefano, per te lo sport è?
Ma io vorrei dire che lo sport è gioia e quindi è crescita, è, insomma, miglioramento personale, però tu dicevi prima che lo sport è tutto, io secondo me dovremmo ricordarci che lo sport non deve essere tutto, soprattutto con dei bambini così giovani. Bisogna ricordarsi anche che c'è una parte, abbiamo visto benissimo anche adesso, che è l'aspetto del divertimento e poi insomma la gioia di portare avanti anche tante altre cose che sono all'esterno dello sport. Grazie Stefano di cuore per essere qui con noi oggi a giocare. Pino Raiola, presidente del Comitato Ligure della Federazione Ginnastica, tra poco vedremo davvero dei numeri eccezionali, ci aiuta a premiare Gianluca Giannoni. Per lui lo sport è trattenere il fiato parecchi minuti, roba che voi vi consiglio di non provarci neanche nella vasca da bagno. L'ultimo record lo ha segnato proprio qui in Liguria, a Zoagli, il 2 ottobre dell'anno scorso, ed è stata una roba pazzesca. Gianluca, la tua è una disciplina particolare, per esempio per te lo sport è anche poter vivere posti di una bellezza straordinaria. Sì, nel mio caso è vivere la natura, l'ambiente, il mare, ma è tanta passione, tanta gioia e il divertimento di quello, ti devi divertire a fare sport, non deve essere considerato un lavoro come può essere per me, per chi lo fa a livello agonistico, ma deve essere sempre una passione, deve essere un'attività che ti dà piacere, che ti fa star bene con te stesso e divertimento. Poi praticare sport è proprio, secondo me, rende la persona migliore, ti fa restare giovane, ti fa star bene con te stesso, quindi è... Lo consiglio a tutti, a tutte le età, ecco. Grazie Gianluca per essere stato con noi in questi due giorni della festa dello sport. Intanto ci ha raggiunto anche il professor Franco Enrique, che ringraziamo di cuore, e allora chiediamo a lui di consegnare il prossimo riconoscimento a un grande dell'atletica, della marcia in particolare, medaglia d'oro ad Atene del 2004, Ivano Brugnetti. Direttamente dal gruppo sportivo delle Fiamme Gialle, un Oscar 2011 per Ivano Brugnetti, che marcerà insieme a Roberto Giordano e agli amici dell'area atletica qui alle nostre spalle tra un po'. Per te lo sport è? Ma è vita, è benessere psicofisico, è quotidianità, può essere un lavoro perché lo è diventato nel tempo per me, essendo partecipe gareggiando per le Fiamme Gialle, quindi è un insieme di cose, come abbiamo già sentito dai miei colleghi, fa bene. Fate sport. Grazie Ivano, noi proseguiamo tra pochissimo. Angelo, siamo pronti con un'altra esibizione di danza, mentre tra poco avremo altre premiazioni speciali, quindi assolutamente rimanete con noi. Siamo pronti con un altro momento di grande spettacolo, con la danza sui teli, anche perché abbiamo poi i ragazzi delle scuole che hanno partecipato al progetto del Panathlon Club Genova Levante, un'ora per i disabili, con Giorgio Bigone, e i ragazzi che sono qui con noi, che insomma verranno premiati per la loro partecipazione e devo dire per i loro pensieri, commenti fatti nell'ambito del progetto, che sono stati davvero commenti non banali, commenti davvero molto molto belli, che noi tra l'altro riporteremo sul sito stellenellosport.com. insieme a Giorgio Migone abbiamo voluto premiarli, ma ci saranno anche degli atleti, questi sì davvero speciali, insieme a Silvestro De Montis, a Igor Lanzoni, la spedizione Ligure che ha vinto le Olimpiadi davvero particolari a Lignano Sabbiadoro, se non vado errato, proprio la settimana scorsa. Le Olimpiadi della diversità sono state veramente giornate di grande festa per i nostri atleti. Vedo entrare in pedana delle atlete assolutamente giovanissime. Datemi un ok quando ci siamo. Ci siamo? Siamo pronti con la musica? Possiamo partire? Massimiliano sta impazzendo, ma è pronto. E allora procediamo ancora con gli amici dell'Auxilium e questa danza davvero speciale.
Lo so, adesso io dirò che siete stati straordinari e poi mi faranno notare che ho già detto 67 volte straordinari, ma come faccio a dire che non sono stati... Allora, ditemi voi come siete stati, dimmi tu com'è stato lui. Bravissimo, sopporta il mio peso così a lungo. Ragazzi, siete, ci regalate veramente delle emozioni, ce lo fate sembrare facile, io lo farei fare soltanto al mio peggior nemico perché sono quasi sicuro che cadrebbe al suolo in due nanosecondi, ma come fate? È pazzesco. Allenamento, tanto allenamento. E siamo qui apposta per dire che chi volesse provare all'Auxilium due volte al mese, facciamo dei seminari per i principianti e quindi chi volesse venire a provare contatti l'Auxilium. Allora, avete capito bene, se il vostro vicino di casa vi tormenta con la musica alta la sera, lo mandate all'Auxilium in via Cagliari a Marassi, lo iscrivete al corso di danza sui teli e state sicuri che praticamente nel giro di due settimane non ve lo ritrovate più come vicino di casa. No, sto scherzando. Provatela, è un'emozione unica che va assolutamente provata e devo dire che è anche una novità assoluta che gli amici Alvisi e Serra hanno voluto portare a Genova, una danza assoluta. Voglio anche chiamare un applauso e chiedere un applauso per gli amici della Hockey Wheelchair, perché qui si può fare anche l'hockey in carrozzina e visto che loro sono qui, oggi non riusciamo a farli giocare, però mi piace ricordare che lo sport permette di partecipare a qualsiasi occasione, a qualsiasi esibizione. Lei per esempio danza e gioca a hockey, perfetto, ma è più brava come danzatrice o come hockeyista? Come danzatrice. Come danzatrice, va bene. Ragazzi, voi dove giocate di solito? Dove giochiamo? Giochiamo alla palestra di Sant'Eusebio, presso la Vivisem. Molto bene, complimenti davvero, continuate così anche perché è uno sport assolutamente duro, così come il basket in carrozzina, ma so che regala grandi soddisfazioni. Lo facciamo un grande applauso? Sono gli amici delle Aquile Azzurre, Vivisem Genova, wheelchair in carrozzina. Bocca al lupo ovviamente per la vostra attività. Io vorrei anche, ho la bocca assolutamente impastata, ma sono tranquillo perché come avrete notato su tutta l'area del Porto Antico in questi tre giorni trovate l'Acqua Alta Valle, che è tra l'altro una delle aziende che ci ha aiutato in questi tre giorni e in queste tre giornate ha fatto arrivare qui acqua davvero per tutti. Quindi tra poco, anzi, questo è un messaggio di servizio, se arrivasse una bottiglietta di Acqua Alta Valle sarebbe assolutamente gradita anche qui sotto il tendone. Voglio ringraziare perché so che c'è sparsa da qualche parte Roberta Marazzi e tutti gli amici dell'Alta Valle che hanno voluto aiutarci in questa nostra esperienza. Vorrei chiamare qui con me Silvestro De Montis e i suoi ragazzi che hanno vinto a Lignano Sabbia d'Oro le Olimpiadi della Diversità, le finali con la Liguria che ha battuto e si è imposta nelle tre finali con Campania, Umbria e Friuli Venezia Giulia. Con Silvestro De Montis anche Igor Lanzoni, eccoli qua i nostri ragazzi. Nostre ragazze, direi in particolare, arrivano anche i ragazzi. Silvestro, vorrei chiederti cosa avete combinato, perché avete vinto, cosa fanno di bello questi ragazzi? Allora, guarda, io ti devo dire una cosa, questa è stata una bellissima iniziativa che praticamente è stata sponsorizzata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Praticamente 9 regioni italiane hanno aderito a questa iniziativa. E la Liguria, dopo un anno di incontri in semifinali e roba varia, ha fatto le finali a Lignano Sabbia d'Oro, pallavolo, basket, karate e addirittura in finale tira segno. I nostri ragazzi che sono dal pallavolo, del basket e karate hanno vinto questa finale, battendo in finale l'Umbria, il Friuli, la Campania, dopo aver già incontrato la Val d'Aosta e l'Abruzzo. È stata un'iniziativa bellissima, sono ragazzi molto giovani e pensiamo l'anno prossimo che questa iniziativa abbia una durata di almeno 20 regioni, quindi circa 20 incontri. Vieni Igor. Cosa dovrei dire? È stato un bel risultato, conseguito e costruito piano piano, caro Michele. E io credo che ogni anno che passa sarà sempre più partecipato e sempre più bello. Vorrei che fosse Giulio Torti, dov'è? Giulio, vieni. Vogliamo assolutamente coinvolgerti anche perché Giulio Torti è assessore allo sport della provincia di Genova, ma anche assessore alle politiche sociali e quindi è sempre molto attento a quello che è sport e sociale e sport come mezzo e strumento di integrazione e di inclusione. Lui sembra quasi a volte perseguire un fine in modo
metodico, parla sempre di etica, di valori nello sport, in provincia realizza convegni su questo e quindi ci crede, e il fatto che ci creda ci porta poi anche a realizzare imprese come questa. E quindi Giulio, questa è anche l'occasione per me di ringraziarti e di chiederti di consegnare l'Oscar di Stelle nello Sport a Silvestra e ai suoi ragazzi che hanno portato a casa le Olimpiadi della diversità, Lignano Sabbiadoro. Complimenti ragazzi, complimenti. Chi lo prende? Chi lo prende il premio? Chi lo prende il premio? Va bene. Giulio lo voleva dare a una ragazza. Ci scommettevo. Va bene. Va bene ragazzi, complimenti, complimenti davvero. Silvestro, avanti così, perché queste sono le cose più belle dello sport. Grazie di cuore e in bocca al lupo a tutto il movimento XEN, che in Liguria è sempre più numeroso, sempre più forte. Grazie Igor. Grazie a Silvestro De Montis, e vorrei che Giorgio Migone, presidente del Panathlon Club Genova Levante, mi raggiungesse qui, e tra l'altro è anche l'occasione per chiamare in causa Matteo Neto, Federico Cucco e Marco Callai, che mi stanno aiutando in una maniera straordinaria in questa lunga giornata. La fine è ancora lontana, è la mezzanotte come sapete. Portiamo qui quelli che sono i nostri doni, i nostri cesti, perché abbiamo voluto premiare 10 istituti, i 10 istituti che hanno partecipato al concorso Un'ora per i disabili. Li abbiamo voluti premiare anche con la partecipazione di Genoa e Sampdoria, che ringraziamo di cuore, e che hanno voluto donare tutta una serie di gadget e di premi che adesso andremo a dare proprio alle scuole coinvolte. Giorgio, è l'atto finale di una stagione intensa, di una stagione che ti ha portato con gli amici del Panathlon a girare in decine e decine di scuole. Buongiorno a tutti, il nostro è stato un percorso piuttosto bello, perché siamo andati nelle scuole, abbiamo proiettato un filmino sulle Paralimpiadi e abbiamo dimostrato ai ragazzi la differenza che esiste tra praticare lo sport, tra un ragazzo che ha tutte le sue facoltà fisiche e un altro che purtroppo non le ha. Successivamente abbiamo proiettato un filmato sui disastri del sabato sera e in motorino, l'abbiamo portato in palestra dei disabili in carrozzina, gli hanno fatto provare a giocare a basket sempre su queste, e per capire bisogna provare, e noi abbiamo fatto provare a questi ragazzi cosa vuol dire trovarsi per tutta la vita in carrozzina quando per cause di disattenzioni o per cause che sono veramente del sabato sera e in motorino si possono evitare tranquillamente. Allora eccoci qua, io vorrei iniziare a chiamare qui le scuole, anche perché so che ci sono un sacco di ragazzi, per tutti abbiamo un premio, un pensiero. Partiamo dalla scuola media Alice Noli di Campomorone. Sono da qualche parte, so che sono da qualche parte. Chiamiamo anche, so che non ci sono gli amici della scuola media Don Milani Colombo, gli faremo arrivare i premi, il liceo Gobetti di Genova, e ancora la scuola media Istituto Comprensivo di Molassana, l'Istituto Agrario Marsano San Colombano di Chiavari, la scuola elementare Armando Diaz di Genova, l'Istituto Gianelli di Genova, io li sto chiamando tutti così piano piano arrivano, la scuola media d'Azeglio, istituto comprensivo di Prato a Genova, il liceo classico Colombo di Genova, venite ragazzi, venite, 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 e il liceo Lanfranconi sempre di Genova. Eccoci qua, allora facciamo un riassunto, so che Giorgio ha l'attestato. Vediamo un po' di capire, vedo che stanno arrivando i ragazzi, eh? Bene, bene, bene. Allora, ditemi di che scuola siete, che facciamo prima. Allora, Istituto Agrario Marsano San Colombano di Chiavari, eccoci qua. Oltre all'attestato, noi diamo un po' di riconoscimenti a quelli che sono ai ragazzi. Dopodiché qui abbiamo i ragazzi di che scuola? L'Istituto Comprensivo di Prato, eccoli qua, congratulazioni ragazzi. Allora andate a prendervi un pensiero, anche perché così vi dividete tra rosso-blu, blu-cerchiati, in base alle preferenze.
Qui che scuola abbiamo? Scuola elementare Armando Diaz. Scuola elementare Armando Diaz. Molto bene, cerchiamo anche qui l'attestato per voi. E anche a voi ovviamente l'invito è di venire qui, che abbiamo per voi un po' di pensieri in salsa rosso-blu cerchiata. Dopodiché ovviamente alle scuole che oggi sono coinvolte e sono in giro per l'area avremo modo di far arrivare poi i nostri premi. Abbiamo anche presente il liceo Lanfranconi di Voltri. Ricordo ancora le scuole: scuola media Alice Noli di Campomorone, scuola media Don Milani Colombo, liceo Gobetti, scuola media istituto comprensivo di Molassana, istituto agrario Marsano San Colombano, la scuola elementare Armando Diaz, l'istituto Gianelli, la scuola media D'Azeglio, il liceo classico Colombo e il liceo Lanfranconi, tutte premiate per la fattiva partecipazione al progetto Un'ora per i disabili di prevenzione contro gli incidenti del sabato sera in motorino e l'elevato livello dei commenti espressi, commenti che troverete pubblicati su stellenellosport.com. Grazie di cuore a Giorgio Bigone. Io vorrei una foto di gruppo insieme ai nostri campioni, li facciamo scendere, venite ragazzi, facciamo una foto tutti insieme con Roberto Giordano, Ivano Brugnetti, Igor Cassina, Stefano Basalini. Mettetevi tutti insieme, ragazzi, state facendo la foto con un bel po' di medaglie, eh? Non una roba da poco. Eccoci qua. Grazie per aver partecipato al progetto, aiutateci a promuoverlo sempre di più. Io mi devo levare dalla telecamera, potrebbe essere un'idea. Congratulazioni, davvero. In bocca al lupo per la prossima stagione scolastica, dai, che questa ormai è praticamente al termine. Grazie. E allora siamo pronti con gli amici dell'Auxilium, che intanto, come avete visto, hanno allestito lo spazio qui nel cuore del Porto Antico sotto Piazza delle Feste. Intanto Ivano Brugnetti e Roberto Giordano vanno a correre per il Porto Antico, a marciare nell'area dell'atletica. Foto di gruppo con i nostri amici, gli amici di Stelle nello Sport 2011. Igor Cassina, Stefano Basalini, Ivano Brugnetti, Roberto Giordano, ma anche e soprattutto con Marco Callà e Matteo Neto e Federico Cucu, che ci hanno supportato alla grande. Io vi ricordo ancora che noi andremo avanti fino a mezzanotte, forse anche dopo. Qui troverete subito dopo, alle 20 in punto, gli amici dell'UISP con il Galà delle Arti Orientali alla 14ª edizione. Suor Clara, buongiorno! Invece l'Auxilium adesso, con quei fenomeni che ha e che ogni anno la portano a essere una delle società più votate e amate in tutta la Liguria, ci regalerà altre emozioni. Le abbiamo viste danzare in aria, ora le vedremo librare in volo qui sulle stuoie allestite. Alle 20 il Galà di Arti Orientali, ma dall'altra parte, esattamente oltre il Bigo, sul palco che allestiremo ci saranno esibizioni di judo, jiu-jitsu, karate, kung fu, savat, danza, ma soprattutto, e attenzione perché questa è una chicca unica, ci sarà la squadra coreana, i maestri della squadra acrobatica coreana, che sono a Genova proprio in occasione degli europei di taekwondo. Avete presente i film, quelli che saltano 5 metri in altezza, spaccano le tavolette? Ecco, esistono davvero, sono loro, sono i maestri coreani che verranno a esibirsi alle 21.30 in punto proprio sul palco al piazzale Mandracio, esattamente in quella direzione. Sarà una serata davvero ancora una volta eccezionale. Siamo pronti? Tutto a posto? Ora ci godiamo le esibizioni ginnastica, artistica, ritmica, danza, Space Jam Basket, tutto firmato Auxilium. Buon divertimento a tutti. Danza con
al mio lato. E vai di capera tu, felice tu tu tu, ma la sabbia un ballo pura. Morena vai al mio lato, e vai di capera tu. Oi oi oi, oi 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 oi, è pa quebrar con loro, vamos dançar con loro. Oi oi oi, oi 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 oi, seja morena o loira, vem balançar. La mano arriba.